San Francesco di Sales. Giornata radiosa oggi al castello di La Tuile in Savoia. È il compleanno del piccolo Francesco, primogenito dei nobili de Boissy, dell'antico casato dei Sales. Finalmente, mammina, oggi posso andare alla Roche con papà. Ormai so stare ben saldo in groppa Negrello e papà mi terrà stretto la sella. Ebbene, va pure, mio piccolo cavaliere. Ma se vedrò il cinghiale venirti incontro... Nessuna paura. Nostro figlio non scapperà. Il signore di Sales è orgoglioso del suo giovane erede, che cresce robusto e coraggioso. Certamente si farà onore alla corte di Savoia. E poi, chissà, forse anche in quella di Francia. Ha un temperamento pronto ed è un poco ribelle, come suo padre. Lo sapevano bene i suoi compagni. Francesco, riposiamoci un poco. È un'ora che si corre. Sì, ma prima andiamo a salutare la Madonna. Dovevi raccontarci la storia di Santa Giovanna d'Arco. Lo farò mentre vi riposate. E poi vedremo chi di noi arriva prima al castello. Sì, va bene. D'accordo. Eretiche! Via da questa casa! Via, via! Papà e mamma gli avevano instillato un amore così profondo alla religione cattolica che un giorno, non potendo soffrire un ospite calvinista, pensò di farsi sentire prendendosela con le galline. Francesco era generoso di cuore, ma non sempre riusciva nel suo intento. Fermatevi, precettore, fermatevi! Lasciatemi, Francesco. Questo fannullone di vostro cugino oggi merita proprio una lezione. No, lasciatelo. Piuttosto castigatemi. Volete lasciarmi, sì o no? No! E allora buscatele tutte e due. Più cresceva, più dimostrava doti d'animo non comuni. Signor de Boissy, vostro figlio è predestinato a grandi cose. Certo, monsignore, grazie. L'ho consacrato alla Vergine fin dalla nascita. Chissà che un giorno... Beh, vedremo in seguito. Al suo avvenire ci penserò io. Il padre aveva già pensato all'avvenire di Francesco. Lo manderà a Parigi e ne farà un avvocato di grido. Parigi è una città che va bene per lui. Studio, equitazione, scherma. Com'è abile Francesco? È il migliore. Vedi, Francesco, qui al convento Clermont si è molto soddisfatti di te. Ma Parigi è insidiosa e sono pochi i giovani che perseverano nel bene. Ricordatelo. Sì, farò del mio meglio. Francesco, Francesco! Perché non vieni anche tu? Hai paura di perdere l'anima per strada? Vieni con noi! Almeno l'ultimo giorno di carnevale! Parigi è insidiosa, ricordalo! Divertiti anche tu, più degli altri, più degli altri! Madre Santa, tu conosci le angosce in cui mi dibatto. Aiutami in questa lotta così terribile. È tutto inutile. Tanto sei predestinato all'inferno.
Mio Dio, se sono predestinato all'inferno, permetti a meno che io ti ami finché sono su questa terra. Abbi pietà di me. Superate le tentazioni di Parigi, Francesco è di ritorno in patria. Poiché l'Università della Sorbona chiude i battenti per questa maledetta guerra, continuerai in quella di Padova. Papà, io desidererei... Sì, lo so. Desidereresti ritornare a Parigi. Ma vedrai quanto è bella anche l'Italia. A Padova Francesco fu molto provato. Una sera degli amici, non riuscendo a far crollare la sua virtù, pensarono di intimidirlo, ma si trovarono di fronte a un perfetto spadaccino. Ehi, fa sul serio costui! È scatenato! Andiamo via! Ci provarono altri. Voi venite da Parigi. Mi dicono che è una città dove ci si può divertire. Oh, Parigi è una grande città. C'è l'università. Via, non mi direte che non sapete divertirvi, proprio voi che... A volte mi annoiavo molto, come ora. Buonasera, signora. A quale santità di vita fosse già giunto Francesco durante il suo soggiorno a Padova, lo si vide chiaramente quando, spossato dagli studi e dalle austerità, s'ammalò gravemente. Non c'è più nulla da fare. È finito. Povero giovane, così lontano dai suoi. Signore Dio, perdonami l'inutilità della mia vita. Sia sempre fatta la tua santa volontà. Ma la volontà di Dio su Francesco era ben altra. Improvvisamente, come per miracolo, guarì. Superò brillantemente gli ultimi esami e fu avvocato. Diritto civile optime. Diritto ecclesiastico plus quam optime. Splendido risultato. Che farà ora? Speriamo che si fermi a Padova. Il giovane avvocato, invece, ritornò subito in famiglia e trovò il padre più che mai deciso ad imporgli i suoi piani. La tua carriera è assicurata, figlio mio. Il nostro casato e le tue capacità ti mettono in condizioni ben solide. Ti farai un nome invidiato. La mia riconoscenza è profonda, ma per quello che riguarda il mio avvenire, ho avuto modo di meditarvi a lungo, sia a Padova che a Parigi. E penso di non ingannarmi sulla volontà di Dio a mio riguardo. Forse alludi alla discussione che hai avuto ieri a Donnessy. Indubbiamente il nostro giovane avvocato è assai abile nell'argomentare, ma sul problema della predestinazione esistono ancora punti controversi. Non, signore. I testi di San Paolo, di Sant'Agostino e di San Tommaso che ho addotti sono di indiscutibile chiarezza. La dottrina cattolica non teme obiezioni di sorta. Avete un'ottima preparazione, signor de Boissy. Forse il Signore ha dei disegni su di voi. E a quello che alludi? Monsignor Vescovo mi ha parlato di te in modo assai lusinghiero, ma ora che ti ho fatto accogliere al Senato di Chambéry... Sono lieto per voi di questa promozione, ma devo aggiungere che giorni or sono mi è capitato una cosa assai strana. Sentiamo. Mi si era impennato il cavallo
e sbalzato a terra mi cadde la spada e il fodero, che ritrovai disposti a forma di croce. È un caso. Sì, ma poco dopo il cavallo mi sbalzò nuovamente e ritrovai ancora la spada e il fodero in forma di croce. Riprendo il trotto e cado inspiegabilmente per la terza volta e ancora ecco la croce a terra. Che ne dite? Strano. Strano davvero. Non ho più alcun dubbio. Dio vuole che mi consacri interamente a Lui. Francesco. Monsignor Granier, nostro vescovo, stima molto Francesco e lo vorrebbe a capo del capitolo della cattedrale. È il secondo posto in diocesi. È un sacrificio ben grande il mio, ma ormai non mi posso più imporre. Sia fatta la volontà di Dio. Non ho mai dubitato della tua vocazione, Francesco. Quest'abito che finalmente indossi l'ho cucito nascostamente con le mie mani. Madre, devo a voi questa mia felicità. Vestito l'abito clericale, Francesco rinuncia con atto notarile ai diritti di primogenitura e ad ogni titolo nobiliare. Da questo momento la mia eredità è il Signore. Messo sia a completa disposizione del suo vescovo, si ammirò ben presto la sua pietà, la chiarezza della sua dottrina e, soprattutto, l'ineffabile nobiltà dei suoi modi. Questo è un uomo tutto di Dio. È un gran dono del cielo per la nostra diocesi e per la Santa Chiesa. Ora che sei sacerdote, potrai fare un gran bene alle popolazioni del nostro Chiablese. In più è arrivata la nomina a senatore del Ducato di Savoia. È un grande onore per la nostra famiglia. Il sacerdozio è una dignità che da sola basta offuscare tutte le altre dignità. Non mi sono fatto prete per dedicarmi alla politica, ma unicamente per salvare anime. Lasciato il castello di La Tuile, Francesco comincia il suo intenso apostolato. Vuol difendere i cattolici della Savoia dall'eresia calvinista e far ritornare alla Chiesa di Cristo le pecorelle smarrite. Ma chi è quel prete papista? È un nobile che ha abbandonato tutto per farsi prete. Lo dicono intelligente e coraggioso. Ci darà del filo da torcere se non staremo attenti. Nel Chiablese i seguaci di Calvino erano quanto mai violenti. E lo zelante sacerdote si trovò spesso in situazioni assai drammatiche. Eccolo, diamogli addosso. Pretaccio, vuoi andartene, sì o no? Vuoi capirla che ti faremo fuori come tutti gli altri? Andarmene? Ma io sono venuto per stare con voi. Piuttosto, che ne dite di due chiacchiere da buoni amici? E dopo una giornata di fatiche e di pericoli, l'ex barone di Villa Roger, il brillante avvocato che aveva rinunciato agli onori del Senato, prendeva riposo come poteva, magari in un misero fienile. Tanta era la povertà in cui si era ridotto e l'avversione di cui era circondato. Dammi le anime e prenditi tutto il resto. Un giorno, invece di anime, trovò dei lupi. Speravate in un buon boccone, eh? Ma per oggi starete digiuni. Però, che spavento. È vero che sono Francesco, ma non quello di Assisi, fratelli lupi.
Arrivederci un'altra volta. Con voi si va più d'accordo. Anche se oggi non ho proprio nulla da mangiare. Ma un pezzo del vostro pane me lo offrite, non è vero? Se ci vedesse mio padre. Ma tu cos'hai da guardarmi così? L'odio dei suoi nemici intanto cresceva. Per paura di rappresaglie, le porte gli si chiudevano ad una. Capisco. Le mie prediche non le potete sentire. Ebbene, leggetele. La verità passa anche di qui. E Francesco di Sales, già molto affaticato dalle logoranti imprese apostoliche, rubava ore al sonno per scrivere e diffondere la parola di Dio. Quei foglietti facevano breccia tra i calvinisti, ma lo scriverli a mano toglieva a Francesco il tempo per la predicazione. Scrivere a mano con una tipografia nuova di zecca. Vi piace la disposizione di questo stampato? Sì, avete buon gusto. E voi molto coraggio. Ma attento, da queste parti il vento calvinista soffia forte. Un po' di tempo a disposizione, il coraggioso sacerdote si diede a predicare anche sulle piazze. La semplicità con la quale spiegava la dottrina cattolica, la dolcezza dei suoi modi, l'umiltà con la quale subiva ogni insulto, finirono per trionfare sull'errore. Le conversioni erano ormai a migliaia e preoccupavano sempre più i suoi avversari. Signor Abate, so che anche a Tononfi avete dato battaglia e che nella vostra rete non sono caduti soltanto gli ignoranti, ma anche l'avvocato Roncher, il barone di Avigny e persino il sindaco Fournier. Provate qui a Ginevra, il coraggio non vi manca. Signor Bézard, sarei ben felice se nella mia rete, come dite voi, venisse attratto anche il successore di Calvino. Io farmi cattolico? Mai. Anzi, se avete cara la vita... Sì, sì, desidero vivere. Anzi, amo la vita. Ma, signor Bézard, non esiterei un istante a offrirla per la salvezza dell'anima vostra. Lo zelo di Francesco non tardò a dare visibili frutti. In tutta la regione del Chiablese la fede cattolica riprendeva coraggio e si giunse a poter organizzare funzioni religiose in pubblico. Signore Gesù, benedici queste contrade dalle quali sei stato cacciato. Ritorni la luce della tua verità in queste anime ottenebrate dall'errore. Scusate, giungo solo ora. Chi si sta rappresentando? Il sacrificio di Isacco. È uno spettacolo allestito dal prete cattolico. E cosa significa? Come siete ignorante, mia buona donna. Venite alla nostra chiesa e il nostro abate insegnerà anche a voi. Ma ora tacete che disturbate. Poi vennero i miracoli. Mio Dio, è risuscitato, è vivo! Mio figlio, vivo! Il Signore ha benedetto questa casa. Ringraziamo la sua bontà. Ha risuscitato il nostro bambino. Vogliamo rientrare nella vera chiesa. Non fece meraviglia se a solo 30 anni Francesco fu dalla Santa Sede consacrato vescovo. Quando ritornò in quelle valli
ove aveva sofferto fame, freddo e persecuzioni di ogni genere, tutti accorrevano per ricevere la sua benedizione. È un santo il nostro vescovo. È buono come Gesù. Fa del bene a tutti. Dopo la voce degli umili, quella dei potenti. Monsignore, vi abbiamo invitato qui a Parigi perché desideriamo, come re di Francia, esprimervi la nostra ammirazione e pregarvi di rimanere alla nostra corte. L'onore che Vostra Maestà si degna concedere alla mia povera persona è del tutto immeritato. Se non avessi consacrato tutto me stesso alla diocesi di Ginevra, accetterei con profonda gratitudine l'offerta di Vostra Maestà. Preferite dunque le difficoltà della Savoia calvinista alla sicurezza della Francia cattolica? Maestà, ogni pastore sta con il proprio gregge. Il Monsignor Francesco di Sales ritornò umilmente a lavorare nella sua diocesi. Signore, dammi le anime e prenditi tutto il resto. Agli splendori della corte, il mite vescovo di Ginevra continuò a preferire le lunghe e nascoste ore di confessionale. Con tutta semplicità, egli continuò ad esercitare direttamente ogni opera di carità. A voi questo pane per la bella nidiata dei vostri figlioli. E voi venite avanti. Ieri non siete venuto. Spezzato il pane materiale, il vescovo di Ginevra provvedeva anche a quello spirituale. Alla dottrina! Alla dottrina! In cattedrale, il vescovo vi attende! Speriamo di essere vicini al vescovo come ieri. Il vescovo, quando parla della misericordia di Gesù, piange sempre. E quando parla del paradiso, diventa luminoso come... Come il paradiso. Alla dottrina! Presto, tutti alla dottrina cattolica! Questa bella immaginetta della Madonna, a te. Ma io non sono ancora cattolico. E lo vorresti diventare? Oh, sì. Perché? Perché... Sei buono come Gesù. Monsignore, non possiamo avventurarci lassù. Questo è vento di bufera e la tormenta ci travolgerà prima di giungere al villaggio. Coraggio, coraggio. Si sale in paradiso. Chi più di tutti può rendersi conto della santità di Francesco di Sales sono le anime consacrate a Dio. Vive povero come noi. Lo chiamano il martello degli eretici. Prega lunghe ore anche di notte. Fratelli, devo alla vostra preghiera e alla vostra mortificazione l'efficacia del mio ministero. Eccolo. Mira giusto almeno questa volta. Imbecille! Hai sbagliato! Mira un'altra volta! Presto! Sbagliato ancora! Ma cos'ha quel vescovo? Quello è protetto dal diavolo! O da qualcun altro ben più potente! Era protetto da Dio, che lo destinava a grandi cose. Un giorno, mentre era in preghiera, ebbe una visione. Vide ai piedi della croce una signora vestita a lutto, accompagnata da due persone. Un albero stendeva i suoi rami sul gruppo.
poco dopo, mentre predicava nella cattedrale di Digione, eccola, è la signora della visione. Cosa vuol dire tutto questo? Oh, Signore, fammi conoscere la tua volontà. Monsignor Frémieux, vescovo di Bourges, vostro fratello, mi ha parlato di voi, signora Chantal, e anche qui a Boulbilly non sono pochi quelli che lodano la vostra carità. Monsignore, sono vedova e cerco di fare un po' di bene. Dunque, che cosa desiderate dirmi? Oh, monsignore, giorni fa, mentre ero in preghiera, mi è parso di vedervi, mentre una voce mi diceva: questi sarà il padre spirituale dell'anima tua. Iddio vi chiama a servirlo più da vicino, signora. Qualche anno dopo, il 29 marzo 1610, la baronessa Giovanna Frémieux de Chantal, provveduto all'avvenire dei figli che amava teneramente, abbandonava il suo palazzo per seguire la voce di Dio. Mamma, no, no, non abbandonateci. Mi straziate l'anima, ma io devo seguire la volontà di Dio. Così nacque l'ordine della visitazione. Siamo le prime novizie e dobbiamo farci sante come il nostro fondatore e la nostra fondatrice. La madre sta scrivendo a Monsignore perché stenda il commento alle nostre costituzioni. Sarà senz'altro un capolavoro, vedrai. Tutto basato sullo spirito di carità e di dolcezza. Sì, figlie mie, noi dobbiamo ricopiare la dolcezza di Gesù, mite e umile di cuore. E vi chiamate suore della visitazione perché dovete imitare la dolcezza della Madre di Dio nello zelo verso i bisognosi. Sono le visitandine, le suore del Santo Vescovo di Ginevra. Vanno in cerca dei poveri e degli ammalati. Perché sono sempre così sorridenti? Perché un signore vuole così e dice che la carità è più gradita quando è accompagnata dal sorriso. Perché sorrido sempre? Lo sapete meglio di me, caro Vincenzo De Paoli. Il Signore predilige chi dona con animo ilare. Voi donate il cuore, Monsignore, e fate miracoli. Oh, che dite mai? Era vero. I miracoli Dio continuava ad operarli per mezzo del suo servo fedele. Sì, è mia figlia. Monsignore, l'ha risuscitata. Risuscitata? Chiedetelo a quelli che qualche ora fa piangevano la mia morte. La fama di San Francesco di Sales passò ben presto i confini della Savoia e gli stessi dignitari della Chiesa cercarono di scoprire il segreto della sua santità. Il mio segreto, Cardinal Richelieu? Oh, ma è molto semplice. La mitezza di Gesù, nostro Salvatore. Già, non è un segreto. Lo avete scritto nel vostro prezioso libro, La pratica della vita devota. È nostro dovere impedire il male e correggere i vizi. In questo siamo costanti ed energici, ma facciamolo sempre con modi soavi ed animo pacato. Non c'è cosa che ammansi tanto l'elefante infuriato quanto la vista di un agnello.
l'immagine martoriata dell'agnello divino, Francesco di Sales, aveva potuto contemplarla in Torino, in una solenne ostensione della Sacra Sindone. Con profondissima umiliazione si inginocchiò al bacio della preziosa reliquia e fu come se le logorate energie del santo vescovo si fossero centuplicate. A quanti stavano in apprensione per la sua precaria salute ed insistevano perché si risparmiasse un poco, egli rispondeva con le stesse parole che si leggono nei suoi scritti. Sii pronto a soffrire per il Signore molte grandi pene, anche il martirio. Gesù, Maria. Era il 28 dicembre 1622. Il santo vescovo di Ginevra chiudeva la feconda giornata della sua vita e ritornava al suo Signore, al quale aveva donato tutto, senza nulla chiedere e nulla rifiutare. Il suo corpo ora riposa nella chiesa della Visitazione a Annecy. Nel 1665 il Papa lo dichiarò santo per l'eroicità della sua vita e nel 1877 fu proclamato dottore della Chiesa per la profondità della sua dottrina, espressa in modo particolare nelle sue due opere più famose, il Teotimo e la Filotea. La vera devozione vuole prima di tutto l'amore di Dio. Anzi, non è altro che vero amor di Dio. L'amore di Dio, in quanto abbellisce le anime nostre, si chiama grazia, in quanto ci comunica la forza di operare il bene, si chiama carità. Thank you.